Così di botto, senza che uscisse fuori tanto sui giornali, sì, qualche voce c'era stata, ma è stata prontamente oscurata da altri nomi. Ecco, mentre non se ne parlava, De Laurentiis chiude il colpo in mezzo al campo. È fatta per Cajuste, che è un centrocampista che arriva dalla Francia, ma che può essere già, secondo me, incamerato in un tipo di profilo di centrocampista che, in primis, conosce benissimo Garcia. E in secundis conosciamo bene noi romani, ma diciamo anche un po' noi italiani, mettiamola più come una cosa nazionale. Ecco, ora vi ho dato questo flash, questa prima impressione, voglio parlarvene bene. Per farlo però iscrivetevi, tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione. Allora, che cosa vi devo dire? Vi devo dire ovviamente di Cajuste, Cajuste che è un 99 che arriva appunto dal Reims per 12 milioni di euro ed è un centrocampista che secondo me più che il colpo vero a centrocampo che potrebbe arrivare se parte Zielinski è un jolly, è uno che comunque va a tappare il buco lì dove serve. È stato preso anche per questo, anche per la sua grandissima duttilità, versatilità. Perché? Per quale motivo? Perché comunque non è né un regista puro alla Lobotka, né un centrocampista di sostanza, né una mezzala vera e propria all'Anguissa. Può fare però tranquillamente entrambi i ruoli. Può giocare sia in un 4-2-3-1, addirittura potrebbe giocare, e l'ha fatto in Francia contro, se non sbaglio, il PSG, non una squadretta così, da trequartista, però andiamoci piano. Comunque può giocare nei due mediani, ma può giocare anche in un 4-3-3, come interno o anche come regista, quindi comunque uno molto versatile, molto duttile. Ma io vi ho fatto stare qui per un motivo: vi ho detto che può essere inquadrato paragonandolo a un altro centrocampista, ecco, tanto caro a Garcia. Vi ricordate Kevin Strootman, che arrivò a Roma quando aveva 23 anni, e più o meno ci siamo anche per Cajuste. Comunque, stiamo là. Entrambi dal nord, Olanda e Svezia. Cajuste è svedese, anzi, ha una storia, diciamo, culturale abbastanza variegata, però è tecnicamente svedese. E comunque, a parte queste cose anagrafiche, Cajuste è secondo me quello che potrebbe essere, secondo me, quello che è stato Strootman a Roma per Garcia. Vi ricordate come veniva soprannominato Strootman? Lavatrice. Perché riceveva palloni sporchi, li ripuliva e li serviva agli altri. Ed era in tutto questo un centrocampista molto fisico che aveva inoltre una grande visione di gioco. Secondo me Cajuste potrebbe essere proprio quel tipo di centrocampista, proprio quello. E non ve lo dico tanto per, ve lo dico perché ne sono certo. Secondo me è quello lì, perché Strootman poteva fare sia il mediano a due, che la mezzala, che all'occorrenza anche il regista, e Cajuste è più o meno così. È anche lui abbastanza fisicato, snello ma fisicato, 1,88 se non sbaglio di altezza, anche se a differenza di Strootman, e chi l'ha visto correre più che giocare lo sa, è molto più, è un termine che rende l'idea, almeno per me, poi non so, è molto più pistone di Strootman, nel senso che cammina un po' così alla Pogba, i movimenti, al di là della tecnica che non c'entra niente, io dico proprio i movimenti mentre metti i piedi per terra, ecco, li mette molto alla Pogba, anche alla Smalling, hanno quei tipi di appoggio dei piedi così che io chiamo pistoni, quelli che li poggiano così, però comunque al di là di questo che è più una cosa proprio estetica, comunque è un buon colpo, anche se vi ripeto, secondo me il Napoli ha bisogno, se partirà, e penso che partirà Zielinski, di un altro affare. Non so bene chi potranno andare a prendere. Si stanno facendo tanti nomi, ma vi ripeto, De Laurentiis quando vuole fare qualcosa difficilmente lo fa sapere, o comunque molto spesso non lo fa sapere. Poi sì, trattative lunghe ed estenuanti, che ne so, Raspadori era uscito tranquillamente sui giornali l'anno scorso, ma molto spesso così di botto lo vanno a prendere. Anche Kim era stata un po' una telenovela, ma se vuole lo tiene segreto e lo chiude. Guardate, Garcia era uscito sì, ma era stato un po' messo in secondo piano. Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique. Bombardamento mediatico. Non arriva Luis Enrique, arriva Garcia. Danzo, 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 arriva Nathan. E così anche per quanto riguarda Cajuste. E secondo voi Cajuste, come se la caverà in Italia? Mi raccomando, voto al colpo? 7, ci sta. Una
non tanto scommessa, un affare che però secondo me potrebbe essere molto buono, però ovviamente aspettiamo a vederlo per come si adatterà al calcio italiano. E con questo passo e chiudo, iscrivetevi al canale, fatemi sapere come si ambienterà, adatterà, comunque come se la caverà in questo campionato e lasciate anche tanti tanti like. Ciao!